strada. Invece nella cura si rimettono in linea queste due posizioni, questa relazione diventa paritaria. Chi viene curato e chi cura sono orizzontali. È un rapporto molto bello perché è esattamente l'essenza poi della relazione umana, non contaminata da posizioni diverse. E certo, poi c'è il tema enorme delle risorse dello Stato, dei costi. E quindi l'implementazione di una legge pur bella, se poi non c'è la volontà di chi governa di investire, necessariamente rimane un po' a macchia di leopardo. Qui abbiamo dei centri di eccellenza, in altri punti in Italia ci sono, oggettivamente insufficienti da un punto di vista quantitativo. Noi siamo in una fase storica oggi molto delicata. C'è stata una decisione della Corte Costituzionale che ha aperto un orizzonte difficile, a dire che la dignità richiamata dalla nostra normativa sulle cure palliative, che è tutta imperniata intorno all'espressione dignità, perché è una dignità legata alla vita e all'essenza della relazione umana, viene riletta dalla moderna giurisprudenza, che arriva fino alla Corte Costituzionale, come una dignità molto legata, potremmo dire, all'emotività, alla soggettività, a cosa un individuo ritiene essere degno o non degno. E guardate, questo è molto insidioso, perché si capovolge la prospettiva della vita fragile. Quando la vita è fragile, la dignità è piena. È forte, per certi versi è ancora più degna di chi non ha quelle fragilità. Se viceversa si parte dall'idea che la valutazione di quella dignità diventa un elemento soggettivo, non oggettivo, siamo davanti all'anticamera anche di possibili discriminazioni. Non pensando ai casi singoli, ai casi radicali, ai casi estremi. Quella vicenda che ha dato luogo alla decisione della Corte Costituzionale veniva da una vicenda dolorosissima di un DJ che ha chiesto di andare in Svizzera e vedersi praticata questa forma di suicidio assistito. Non è quello il tema. Il tema è quando un caso estremo e solitario diventa regola generale. E allora qui bisogna subito sgomberare il campo. Tutto il tema della normativa sulle cure palliative segue un altro paradigma, che invece è il paradigma della comunità, dello stare insieme e del trovare relazioni, il paradigma della solitudine, perché poi dietro questi gesti estremi c'è sempre solitudine, c'è una mancanza di risposta che uno cerca e c'è uno sconforto enorme. Tutto quel tema non è stato un punto di riferimento delle nostre normative, è stato un punto di riferimento delle decisioni della nostra giurisprudenza. Per certi versi, il caso della sentenza costituzionale, se fosse nato nelle corsie d'ospedale, non avrebbe avuto lo stesso esito. C'è, potremmo dire, una strumentalizzazione di alcuni casi estremi che poi entrano all'interno dei giudizi e diventano il grimaldello per cambiare una normativa generale. Come si fa allora oggi a recuperare questa cultura invece della relazione, anche quando questa relazione sembra arrivata ai minimi termini? Rafforzando tutta la rete delle cure palliative. Io ritengo che tante realtà, a cominciare da questa, debbano richiedere un investimento importante, non solo in termini di maggiore efficienza, di maggiore efficacia, ma in termini culturali, in termini di missione. E sfido il Parlamento a trovare un parlamentare dissenziente. Non può esserci un parlamentare dissenziente sulla prospettiva della cura, perché tra l'altro significherebbe contraddire la nostra Carta Costituzionale,
C'è un'espressione bellissima della Carta Costituzionale, che è garantita la cura, non la terapia, la cura, anche agli indigenti, anche a chi non ha nessuna possibilità. E guardate che questo è il principio di tutte le democrazie più avanzate, che a prescindere dal reddito, dalle facoltà, è garantita non solo la terapia, ma la cura. E se questo è un principio costituzionale, non c'è Parlamento che tenga. Il Parlamento deve inchinarsi davanti a questi principi costituzionali. Allora il momento è un momento delicato, perché c'è stata quella sentenza, c'è una Costituzione che ci chiarisce questo punto, c'è la possibilità, a controbilanciare un'ondata culturale che sembra andare verso invece un individualismo esasperato, la necessità di richiamare proprio quella che è la radice della sua domanda. Implementiamo, rafforziamo, investiamo. E investiamo in termini davvero culturali. Considerate anche che siamo in un momento storico in cui le fragilità colpiscono in particolare nell'immaginario soprattutto le nuove generazioni. Chi appartiene a generazioni un po' più mature ha convissuto col dolore, chi addirittura viene dalla guerra l'ha toccato con mano, a livello di comunità. Le nuove generazioni rifuggono, per loro è come qualcosa di virtuale, e lì poi c'è la grande confusione tra ciò che è reale e virtuale. E l'idea che possa passare un messaggio che invece davanti a certe situazioni fragilissime questa cura poi tutto sommato non sia così necessaria, perché occorre che quella persona segua magari un concetto di dignità diverso da quello che intendiamo, è devastante questo, è devastante. L'unico modo per recuperare invece verso le nuove generazioni un elemento anche di esempio è combattere il dolore fino in fondo, perché la grande scriminante è la sofferenza fisica. Quel passaggio lì è tutto quello che c'è dietro la normativa sulla palliazione, sulla terapia del dolore, perché l'investimento, potremmo dire, più bello di uno Stato, che davanti alla sofferenza di un suo cittadino si fa carico di continuare a curarlo e alleviare la sofferenza. Cosa c'è di più bello per uno Stato? Andare incontro al cittadino quando è nel momento della fragilità, non quando è nel momento della sua massima espressione, delle sue massime potenzialità. E questo io ritengo che invece anche le nuove generazioni, indicando questa strada e dicendo in modo molto chiaro che siamo tutti contro il dolore, non c'è, ogni tanto dipingono alcuni che fanno delle battaglie culturali contro l'eutanasia, ah ma voi volete far soffrire, esattamente il contrario. Noi riteniamo che la vita non è solo un fatto biologico, c'è un momento esistenziale di relazione che anche nella durezza dei momenti della sofferenza si instaurano dei passaggi straordinari di amore, di vicinanza, di scambio. È la pienezza della vita, quante vite che si spengono e c'è una serenità complessiva, dura, nella durezza del momento. Quante volte invece si fanno delle forzature e rimane a un certo punto qualcosa dentro di ma era giusto. Vuol dire che c'è un'indole umana che ci appartiene, che può essere ripresentata sempre di più, a cominciare dal momento formativo delle nuove generazioni. E quindi la richiesta di rafforzare ancora di più gli investimenti legati alla legge 38 non è solo una richiesta economica, ma una richiesta di prospettiva culturale. Un'altra cosa molto bella che c'è nella legge 38 è questa espressione dello sviluppo delle reti locali. Perché il locale, anche qui c'è una concezione culturale straordinaria, significa prossimità, significa stare vicino alla casa del cittadino. Quanto è importante che gli ospiti siano comunque nel territorio dove le persone vivono, perché già c'è un momento di sradicamento, necessario per certi versi,
E tutto il tema dell'assistenza domiciliare è un altro comparto enorme sugli investimenti da fare. Però la rete che sia di prossimità, cioè che sia locale, corrisponde alla visione del cittadino che continua a vivere all'interno della sua comunità, pur nelle sue fragilità. L'essere costretti a sradicarlo dalla sua comunità perché l'Italia ha macchia di leopardo e portargli in altri territori è una doppia violenza. Già c'è la sofferenza della famiglia e anche del malato. In più c'è la sofferenza di passare gli ultimi giorni della propria vita lontano da casa, dal suo territorio. E questa è l'altra sfida culturale, radicare la rete all'interno dei territori. E qui certo c'è una scelta di campo nell'allocazione delle risorse, e però visto che c'è quest'insidia di questa sentenza, probabilmente c'è l'occasione per chiedere che invece si investa di più sulle cure palliative. Per certi versi noi leggeremo la sentenza della Corte Costituzionale tra qualche giorno e lì sembrerebbe dire che però prima di tutto bisogna attraversare il tema della terapia del dolore e delle cure palliative, e poi potrebbero esserci quelle altre vicende che sono da scongiurare. E allora significa che in termini di risorse c'è la possibilità oggi di rivendicare questo maggiore investimento. Un altro tema che riguarda diciamo l'obiettivo della legge sulle cure palliative è il discorso della formazione, la formazione universitaria. Non ci sono corsi di laurea. Non ci sono corsi di laurea, ci sono solo master, post laurea. Guardate che è drammatico questo, perché se vogliamo recuperare quella cultura, dov'è che si formano le generazioni? A scuola, però a scuola, al di là di momenti anche di condivisione, è un po' più complicato, c'è una maturazione ancora non piena dei giovani. All'università quella maturazione è pienissima. E perché non c'è un corso di laurea? Si dirà perché i corsi di laurea in Italia sono antiquati, perché noi abbiamo dei corsi di laurea ormai che risalgono almeno a 25-30 anni fa. Però questa è un'altra richiesta che va fatta, creare dei corsi di laurea tutto legato al tema delle cure palliative, che devono rientrare, perché poi lì dentro i saperi si mettono insieme, c'è il sapere tecnico legato alla medicina, ma c'è il sapere legato alla psicologia, il sapere legato al rapporto sociale, la cultura, quanta ce n'è di cultura qua dentro. C'è ovviamente il giuridico, c'è il tema economico, delle risorse. Pensate, anche per certi versi, nell'ottica di uno sviluppo delle comunità piene, quanti investimenti si potrebbero fare con giovani che si laureano nel contesto di un'expertise sulle cure palliative. Diventa un volano che da formazione si fa cultura e si fa punto di riferimento per l'intera comunità. Questo è un altro aspetto che era previsto nella legge, tutta la parte formativa, che non è meno importante della parte delle risorse economiche, perché le due cose vanno insieme, perché poi le risorse economiche, una volta che ci sono, vanno orientate, e per orientarle bisogna avere le idee chiare, e per avere le idee chiare o ci sono persone particolarmente ispirate come evidentemente ci sono in questo contesto, oppure bisogna ricorrere all'apprendimento, alla capacità di formarsi. E allora lì quanto si può fare a livello anche universitario? C'è l'aspetto dei numeri, dei dati. Io non li leggo, voi li conoscete. Ma qui stiamo su percentuali molto basse rispetto a quello che dovrebbe essere. La legge parlava di milioni di pazienti che sarebbero dovuti rientrare in questa possibilità delle cure palliative. Non siamo neanche nelle centinaia di migliaia, quando rimane astratto. L'obiettivo era raggiungere 4-5 milioni. Qui siamo nell'ordine di poche centinaia di migliaia. Guardate che c'è una sproporzione tra quello che dice una legge come obiettivo e poi quello che è il risultato, l'esito,
che reclama una presa di posizione, perché altrimenti queste leggi diventano un modo per lavarsi la coscienza, un modo per dire l'abbiamo fatta, vi veniamo incontro alla cittadinanza sofferenze, ma poi non è più così, con l'effetto, potremmo dire anche perverso, di aver dato una speranza e quella speranza non è stata raccolta perché non era una speranza. E questo passaggio coinvolge peraltro anche le regioni, non soltanto il nostro Parlamento, ormai non sfugge a nessuno che il comparto sanitario è gestito dalle nostre regioni. L'assessore alla sanità di una regione vale 5 ministri, vale 5 ministri. E il tema della prossimità e degli enti locali sta dentro questa gestione anche delle risorse. Un ultimo aspetto, per poi magari proseguire il dialogo se ci sono altre domande. Gli hospice dovrebbero riguardare a 360 gradi tutte le patologie. E ci si focalizza su alcune è perché la coperta è stretta e alla fine occorre focalizzarsi su alcune, ma non nasce così. La legge sulle cure palliative riguarda tutte le patologie che poi arrivano anche dai momenti degenerativi che hanno bisogno di quella palliazione. E qui allora c'è un'altra incompletezza nell'attuazione, che potremmo dire che è di qualità, che in questo momento difficile e fragile fa cittadini di serie A e cittadini di serie B. Nel momento della sofferenza, pensate quanto è brutta questa cosa, cioè che nel momento della malattia e della sofferenza chi rientra in certe patologie segue certi protocolli, chi non vi rientra per assenza di risorse non segue quei protocolli. Ma la sofferenza è uguale, il dolore è uguale, non c'è una differenza qualitativa identica, e questo è anche un'altra cosa che ci deve far riflettere, che non si è riusciti non solo ovviamente all'interno di certe patologie, ma addirittura nel complesso di tutto quello che doveva rappresentare questa normativa, per certi versi molto bella. Tema delicatissimo che riguarda in particolare della palliazione nel campo pediatrico, difficile parlarne, eppure culturalmente questo è l'apice più significativo, perché quella è una vita non fragile, fragilissima, e che merita ancora di più perché ha una situazione di essere proprio agli inizi, la gracilità cui si aggiunge la fragilità e la vulnerabilità. Sono tutti concetti questi che ridanno speranza al mondo, se si capisce che uno Stato investe molto anche lì, quando potremmo dire la speranza è molto affievolita o forse non c'è più. Perché culturalmente si comprende una vita che avanti, una patologia, una persona anziana, culturalmente c'è un grande spartiacque quando invece si parla di bambini. C'è chi vuole affrettare l'esito, e guardate che questo è un manifesto per il mondo. Invece tanto più si investe e tanto più si elimina la sofferenza, ma si preserva quel momento relazionale, tanto più stiamo dando un faro al mondo, perché dietro, collegato a questo, c'è il tema delle fragilità esistenziali, non solo quelle fisiche. È lo stesso filo conduttore, se non c'è il rispetto della vita nascente e dei primi anni della vita, non c'è neanche il rispetto della vita adolescenziale, lo sfruttamento, è un unico filo questo. Quando Madre Teresa ci diceva che alla radice delle guerre c'è il tema dell'aborto, cosa voleva dire?
Vuole dire che quando non si rispetta la vita, non la si rispetta sempre, in tutte le sue dimensioni. Ed era anche quello un manifesto culturale straordinario, senza giudicare, non giudicava Madre Teresa, ma constatava che tutte quelle legislazioni che andavano in quella dimensione, poi erano anche le legislazioni che come archetipo, come punto di riferimento avevano sempre la vita forte, la vita sviluppata, la cultura per certi versi dell'immagine, dell'estetica. Questa rappresentazione oggi ci chiama, ci reclama una presa di posizione. Io sono lieto, qui c'è una ricorrenza importante, sono 10 anni, ci sono dei riferimenti all'etica, alla medicina. Le ricorrenze servono per mettere un punto e ripartire. Le condizioni sono cambiate rispetto a 10 anni fa e sono stati fatti passi da gigante. E dobbiamo essere un po' contagiosi nei confronti di altre realtà che stanno iniziando anche questa prospettiva. Non c'è nulla di più brutto di quando i familiari del malato si sentono da soli, quando si trovano a casa e non sanno più cosa fare. È il momento devastante che tra l'altro incide anche sugli equilibri delle famiglie. È un volano talvolta che porta anche alla rottura delle relazioni e delle armonie che ci sono al di là della relazione col malato. E questo che significa? Che quell'investimento che deve essere fatto è un investimento che non riguarda solo la parte della vita fragile, ma riguarda l'intera comunità. Perché nel momento in cui si ridà forza alla comunità familiare e un uomo, una donna vanno comunque a lavorare col sorriso sulle labbra perché sanno che fanno quello che devono fare e ne risente tutta la nostra società, ma addirittura a livello di prodotto interno lordo, di sviluppo, le persone si integrano e lavorano per certi versi in un contesto dove il loro dolore viene un po' metabolizzato all'interno del loro apporto che possono dare alla comunità. Quindi è un volano che non significa soltanto investimento nella fase della terminalità della vita, ma investimento che riguarda tutta quella famiglia che evidentemente può continuare a dare un contributo alla società potenziato proprio perché si riduce quel fardello enorme che ha invece laddove se ne deve far carico da solo. E questo è buon senso alla fine. Tante situazioni si convive con la sofferenza, ma si continua a dare molto. Ma quando quella sofferenza è controllata, quando c'è un investimento in questo senso. Sono alcune delle riflessioni che mi piacerebbe sviluppare con voi e su cui sono grato per la domanda che lei mi ha fatto, che spero possa aver avuto una parziale risposta. Vi ringrazio. Grazie, grazie professore.